Oh, Sbard, adesso io non vorrei dire, ma ho un video speciale. Qual è il video, Jack? Oggi andiamo a È ancora quel provare. video? No, di più oggi. Oggi di più? Andiamo a testare un kit di magia per bambini. No, fighissimo. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua assieme a Sbard Ciao, raga. e, come di consueto, cioè di abitudine, andiamo a testare giochi di magia. Questa volta non giochi marci, Jack. No, questa volta, oddio, non lo sappiamo. Come sapete, abbiamo provato giochi di magia cinesi, giochi di magia che abbiamo preso su Wish, cose imbarazzanti. Oggi testiamo un prodotto italiano che è la scuola di magia, i segreti della Street Magic. 100 trucchi da fare dove vuoi. 15 attrezzi di magia professionali. Beh, dai. Questo, diciamo, un bel regalo. La qualità delle carte con scritto così, professionali, la vedo dura. Ovviamente è un prodotto 7 più, quindi noi siamo nella fascia d'età giusta. Quindi direi di aprirlo, che dici? Una cosa che sarebbe bella da regalare, per ora da fuori. Per ora da fuori è bellissimo. Cioè, la scatola è figa. Figo, però. Vediamo i giochi, Ops, guarda, è già apparsa una penna, guarda, questa sarà la classica penna. quella della però C'è un botto di roba. c'è Guarda, di ci sono le tutto lucine. Qua c'è veramente il mod. Boh, questo è il classico. Questo l'abbiamo preso anche dai vedo vedo cinesi. già roba che abbiamo fatto dai Abbiamo cinesi, roba anche già fatta dai questo, cinesi. anche questo. Guarda che alcune cose sono un po' cinesi, forse. Mi sa un po' tutte. Guarda, questo non è uguale a quello dei cinesi che sì abbiamo sì fatto. È identico. Questo è prodotto dai cinesi, guarda. è identico Guarda, è è uguale. Si vede identico attraverso il dado, sì vedi? Tac, Sì, qua. forse loro non Forse vedono. qua non vedo, ma qua. Si vede, si vede. Sì, è attraverso il dado. Ah, tra l'altro, forse sarebbe anche il caso di vedere il manuale. Che dici? I segreti della Street Magic. Immagina di incontrare un gruppo di amici per strada. Uno di loro ti chiede di esibirti. Tu decidi di realizzare qualche trucco utilizzando piccoli oggetti di uso comune. No, è un Ember Wallet. Cacchio, figo! Sì. Qua ci sono anche delle carte. Metti una carta all'interno, tipo il 3 di picche. Ok? Chiudi il portafoglio, ora fai tipo un gesto magico, schiocchi le dita e la carta Bello, scompare. questo è figo, Questo è però. figo. Sì, non, magari è un po' ingombrante, non so. Sì, oddio. Nel frattempo, bro, sai cosa ti faccio? Vai. Ti faccio un classico Classicone, della magia. Sei pronto? Si fa così, ok? Guarda, si inserisce il fazzoletto all'interno del palmo della mano e basta fare così, che scompare. Beh, figo questo, sempre figo. Figata. Però basta prendere un po' così. Tac, schioccare le dita e il fazzoletto Bello, questo è sempre molto bello. ricompare. Ci Beh, sta. questo è un classico della magia, ovviamente, no? Ok, ho trovato le istruzioni comunque, Oh! Jack. Adesso le leggo al volo. Nella parte destra appoggia la carta con la faccia regolare e dorso bianco e chiudi il portacarte. Faccia regolare e dorso bianco di là. Nascondi ora la carta normale, nel nostro esempio il re di quadri, in una delle tue tasche. Ok. Attento a non piegarlo, ok? Ora apri il tuo portacarte in modo da mostrare una carta su entrambi i lati. Attenzione, raga, qui ho una carta su entrambi i lati. Ok. Con la mano destra prendi il re di quadri e mettilo a faccia in alto sul tavolo. Rivolgi ora il portacarte verso di te in modo che nessuno possa vederne il contenuto e estrai la seconda carta bianca. Ok. Ok. La seconda carta bianca, stando attento a non flashare la carta bian il bianco, C'è no? scritto flashare No. proprio. Rivolgendo quindi il torso al Ok. pubblico e mettila vicino al re sul tavolo, sempre a dorso in alto. Ah, quella la dovevi mettere a dorso in alto? Eh no, Ah così. no, okay, così è perfetto. Quindi potrai anche mostrare casualmente il portacarte completamente vuoto, no? A questo punto alza di nuovo il portacarte verso di te, prendi il re di quadri a sinistra sul tavolo e, avendo cura di non mostrare il dorso bianco, inseriscilo sotto la seconda tasca truccata. Ah, ok. Ok. Frontalmente gli spettatori vedranno solo la faccia del re di quadri entrare nel portacarte. Esatto, come ho appena fatto. Ok. Quindi chiudi il portacarte e appoggialo sul tavolo. Ora porta l'attenzione di tutti sulla carta rimasta a dorso in alto sul tavolo, che tutti credono essere il 9 di fiori. Fai un gesto magico con la mano passandolo su entrambi gli oggetti e subito dopo gira la carta faccia in su. Sarà bianca ed esaminabile. Apri il portacarte e mostra che il 9 di fiori è passato. Oh, Beh, in realtà non è è male. figo. E poi dice, senza dare al pubblico il tempo di pensare che metti in tasca il portacarte, dici che fine avrà fatto il re dei Che fine quadri. avrà fatto il re di quadri? Mostra la mano vuota e estrai il re dalla carta regolare nella tasca in cui l'avevi nascosto. Voilà. Entrambe le carte saranno esaminabili e avrai ottenuto il tuo successo. Top, figo. Scegli qualcosa, Fammi le bro. palline di spugna, bro. Questo, boh, un classicone. Abbiamo qua le due palline. Beh, guarda, sai che queste non sono male, sono più piccole. Metto una pallina nella mano, un'altra pallina nella mano, un'altra pallina nella mano. E quindi basta fare così, tac, Ah, le è palline tutto quadrato. diventano un cubo.
Questo è un classico, figo, sì, in realtà molto effetto. Molto figo. Mi incuriosisce questo, Jack. Quale? Voglio scoprire che mazzo è. Qua abbiamo un Super Gaff Deck. Super Gaff Deck. Mamma mia, guarda la quality. La quality? Senti la qualità, la senti, no? È un mattone. È un mattone. Guarda, guarda. No, sono anche imbarcate. Stanno attaccate. Sono plasticosissime, macchiate, sporche. Sì. Però prova a sentirle, scusa. Vai. Adesso io non vorrei esagerare. Però è super. Bro. È un super G-deck. Praticamente sì, qua, Jack, ti insegna il Secret Basic Technique. Quindi le tecniche di base, ti fa vedere il miscuglio all'indù. Ah, miscuglio all'indiana? Sì. Sono imbarcate verso l'alto. Proviamo a fare l'effetto che ci ha spiegato allora. Qua. Che tra l'altro abbiamo scoperto che le istruzioni sono in inglese. Sì. Non si sa perché, essendo un prodotto italiano. Boh, vabbè. Proviamo lo stesso. Facciamo vai. Questo, i quattro assi. Sì. Prendi i quattro assi e sì, mettili no? In mezzo al mazzo in posizioni casuali. Tipo così? Sì, mettili in posizioni okay. casuali e mischi il mazzo, qua dice. Ok. Lo traduco in italiano direttamente. Messo in mezzo. Come mescola lui all'indiana? Mescola, sì, all'indiana. All'indiana. E dice mescola. Sì. E una volta che avrai finito di mescolare, magicamente, praticamente qui dice che gli assi torneranno sulla cima del mazzo. Ma come può essere? Beh, fighissimo. Assurdo. Figata. Sono tutte carte diverse? Sì. C'è anche del filo invisibile. Bro, ma non è filo invisibile, sono capelli, guarda che roba. Sono i suoi capelli? Questo probabilmente lo conoscete tutti. Si chiude la scatolina, vedete? Sigillata sì. completamente, ma basta fare così che la pallina entra dentro. Beh, questo lo trovi anche a un euro dai cinesi questo. Esatto, beh, anche meno. Ritaglia con attenzione il 2 di picche seguendo la linea tratteggiata. Dopo che hai ritagliato il 2 di picche seguendo sì. la linea, capovolgila e allineala con i segni presenti sulla carta dell'asso di picche. Ale. Olè. Beh, questo è un classico, raga, lo conoscete. Ci sono tre carte. Vado a prendere la carta centrale che è il 2 di picche, ma basta scuotere che diventa una sorpresa. Yeah. Voilà. Facciamo quello della la penna attraverso la banconota. Sì, onesto. Essere. Abbiamo una banconota. Questo è figo, questo è un rompicapo, lo conosci? No. Devi riuscire a togliere l'anello dalla ok dalla molla. Provo, ma non prova so mai. Nel frattempo io creo una routine spettacolare. Si fa così, attenzione. Vai. Si prende una carta. Sì. Ok. E si inizia a far passare attraverso così la penna. Vedi? La penna passa attraverso la banconota. Figo, ma ho visto molto di meglio. Esatto. E poi si può fare così. Dai. E si può dare ovviamente da esaminare la penna. Giustamente. Figo, no? Questo è un sì, classico. Sì, questo non è male. Jack, io questo non so aprirlo, sta bestia. Dimmi un numero e io farò. Certo, dimmi un numero, certo. Tre. Certo. Per far vedere cosa c'è dietro. Allora, bro, ti spiego. No, bro, non questo è geniale. Per toglierlo devi ruotare l'anello. Sì. Tac. Metterlo così e farlo sfilare. No. Fighissimo questo. Poi lo rimetti, ruoti di nuovo l'anello in senso opposto così. E quindi fa provare. Figo. Questo è fighissimo. Quindi da qua devi ruotare l'anello finché non fa sclock, tipo. Proprio ruoti su se stesso. Bro, Bro, ma sei un cretino? Quello dall'altra parte. Impedito. Io mi ok. Oh, ok, ora lo traslo. Lo trasli e lo e sporti. Figo. Guarda, non ci sarei mai arrivato comunque. Guarda, ti chiudo anche la è un classico. Questo è un classico. Dopo una giornata orribile. Però la cosa bella è che oltre a questi effetti se ne possono costruire veramente veramente tanti. Sì, poi ho notato che dentro ho visto, prima sfogliando, dopo tramite il mazzo sono insegnati tantissimi giochi. Ci sono tipo 10 pagine di tutti i giochi, effetto 1, effetto 2. Quindi, cioè, quindi è un vedi qua ti insegna magie con banconote, monete, il foulard. Quindi sì, raga, sostanzialmente questo era il kit italiano del piccolo mago. Ce ne sono veramente tanti. Abbiamo fatto un breve test, sì. abbiamo testato le carte che c'erano dentro. A parte gli scherzi che abbiamo sì. detto tutto, cioè diciamo che cioè, se lo regali a un bambino di 7 anni si diverte. Ah beh, cioè, si diverte impazzisce, il mondo, non vede l'ora. Ci sono un sacco di cose veramente interessanti. Adesso noi che queste robe le conosciamo già. Sì, ovvio. E basta, se vuoi ti faccio un miracolo. Vai, cacciami il miracolo della. Guarda. Col mazzo, il mitico mazzo G. Col mazzo G. Scegli una carta. Questa. Guardala, ricordala. Cazzo, falla vedere allo zio Ai dalla telecamera. Sì, sì. Ok, e ti chiedo di lasciarla dove vuoi. Aspetta che io non l'ho guardata. Ok. Ok. E si mescola. Dai, la qualità. Stai... Forse questo è l'unico mazzo che veramente va mescolato all'indiana. Sì, perché? Ok, facciamo una prova. Vai. Attenzione, guarda. È che non mi ricordo
dopo un po' di miscugli la carta arrivava in cima, mi pare. Ah, era così, no? È così, era così, era così. Era il mazzo G.